Energy Control Sistemi Antifurto, 075 57 29 288, via San Galligano 24, Perugia. L'azienda leader di mercato nella regione, leader nei servizi di assistenza, leader di innovazione e semplicità. La nostra missione? Controllare e proteggere. Security Control, controllare in tempo reale case, negozi e aziende. Proteggere te, la tua famiglia e i tuoi beni. Dal 1981 Umbracar offre ai propri clienti una consulenza qualificata sulla vendita di veicoli nuovi ed usati, un magazzino ricambi sempre fornito, un'officina che dispone delle tecnologie più avanzate e assistenza 24 ore su 24. Grande novità, i furgoni della linea MAN. Vi aspettiamo in via Tiberina 25 a Ponte Nuovo, Perugia. Il ristorante Imperiale da 20 anni delizia i suoi clienti con ottimi piatti realizzati con maestria e fantasia. Pesce sempre fresco e materie prime di alta qualità, menù alla carta e menù all you can eat. L'Imperiale vi aspetta in via Briganti 10 a Perugia. Immersa nel verde della campagna umbra, la residenza Le Doti è un luogo per trascorrere una magnifica giornata in compagnia di amici e parenti. Ti aspetta un ampio giardino con piscina privata. Residenza Le Doti si trova in strada Rivolta Valvitiano 10 a Perugia. Trattoria da Volpelli, l'arte della cucina incontra i prodotti del territorio. Tartufo, porcini, pasta fatta in casa e carni di altissima qualità in una piacevole area familiare. Trattoria da Volpelli, dove la genuinità è di casa. Veniteci a trovare in via Cortonese 14 a Calzolaro. A Perugia l'agenzia Mosconi Consulenze offre servizi evoluti di analisi assicurativa e patrimoniale. Oltre agli elevati standard qualitativi delle nostre coperture assicurative che ci contraddistinguono da più di 10 anni, se sei un lavoratore in attività potrai usufruire del nostro nuovo servizio di analisi contributiva certificata. E se vuoi davvero il massimo della consulenza patrimoniale, richiedi la tua personale diagnosi dei rischi, l'unico strumento certificato che ti permetterà di non rimanere mai senza soldi durante tutto il ciclo della tua vita. Contattaci per maggiori informazioni. Super Zoo, specializzato in acquariologia dolce marina, progettazione ed installazione laghetti, ornitologia, pappagalli allevati a mano, rapaci e corsi di falconeria, rettili, piccoli mammiferi e animali da parco. Visite guidate su prenotazione, servizio di toilettatura. Vi aspettiamo a Perugia in via Pievaiola 166. Se ami cucinare piatti orientali, vieni all'Asia Market. Qui troverai tutto ciò che ti serve e in più un grande assortimento di snack e bevande tipiche. Vienici a trovare in via Campo di Marte a Perugia. Da Photostore Fraticcioli trovi tutto per la fotografia e il videomaking. Macchine mirrorless e reflex, ma anche compatte, istantanee e analogiche. Luci LED e flash, microfoni, borse e zaini e tanti accessori come filtri, schede e rullini. Offriamo attrezzature a noleggio, trattiamo fotocamere e obiettivi usati e stampiamo foto di tutti i formati. Un'ampia sala posa e molteplici corsi e workshop completano i nostri servizi. Veniteci a trovare in via Piccolpasso 24 Perugia.
Dao Restaurant and Sushi vi aspetta con un menù orientale ricco ed invitante. Pesce sempre fresco, menù all you can eat ed asporto ed una cameriera tutta particolare. Venite a trovarci in via Mario Angeloni 51 vicino alla stazione di Perugia. Pesce come non lo hai mai mangiato, armonie di sapori, ricette innovative e la maestria dello chef Cinzia fanno della Regina del Mare un ristorante unico. Regina del Mare lo trovi a Bastia in via Gramsci 8.
Dal Pala Morandi di Umberti. È tutto pronto per la prima giornata di campionato, la prima interna qui per la pallacanestro femminile Umberti. Intanto diamo le formazioni per la squadra avversaria, che è il Basket Girls Ancona. Numero 6 Rimi, numero 7 Pellizzari, numero 8 Bona, numero 9 Mataloni, che è il capitano, numero 10 Albanelli, numero 11 Gianelli, numero 14 Garzia Almeda, numero 20 Mandolesi, numero 21 Diane Omu, numero 22 Pellicetti, numero 23 Josu Darmair e poi 24 Stefania Maroglio. Capo allenatore è il signor Sandro Castorina. Agli ordini di coach Michele Staccini per quanto riguarda la PFU, numero 00 Pompei, numero 5 Bartolini, numero 6 D'Angelo, numero 7 Scarpato, numero 9 Boric, numero 10 Stroscio, numero 12 Avonto, numero 13 Paolocci che è il capitano, 14 Gambe Lunghe, 15 Savatteri, 18 Cassetti, 17 Cupelleri. Tutto è pronto, gli arbitri sono i signori Dario Di Gennaro e Lucia Bernardo di Roma. Si può partire adesso con la palla 2. La prima palla è per Umberti che con Savatteri l'ha conquistata. Pompei, D'Angelo, Stroscio, ancora D'Angelo che prova a buttarsi dentro e trova i primi due punti della gara dopo 18 secondi. Bona, replica dall'altra parte, Serena Bona, 2-2. Sono trascorsi 32 secondi per fare i primi due canestri, uno di qua e uno di là. Stroscio, Savatteri, Pompei, prova lei l'entrata, poi si ferma, lo scarico per D'Angelo. L'errore è il rimbalzo di Mataloni, Margherita, la palla data sotto, poi l'errore sotto canestro di Bona e quindi rimaniamo sul 2-2, 8-50 alla conclusione del primo quarto. Ancora Stroscio, passaggio a Savatteri che va a realizzare due punti per lei. Ancora prova ad attaccare, ancora a
rubato palla a Federica Pompei e va a chiudere anche col canestro, col tiro libero aggiuntivo per il fallo subito, palla rubata, transizione, canestro e fallo. Questa è Federica Pompei, 6-2 il punteggio. Realizza anche il libero aggiuntivo, siamo 7-2. Ancora una palla rubata, D'Angelo. Pallone ridato per Stroscio che però non se ne accorge, la palla resta in attacco per Umberti. Un po' debole sulle gambe nelle ricezioni Ancona, che ovviamente viene dalla Serie B e quindi deve ancora abituarsi ai ritmi. E ricordiamoci che Umberti nella passata stagione ha chiuso con la finale playoff. Stroscio, non va la bomba, rimbalzo D'Angelo, extra possesso per la formazione di casa, ancora con D'Angelo. Pompei prova lei l'entrata, eccola qua, il canestro. È stato segnalato anche un fallo contro Umberti. La palla resta in attacco ad Ancona, 9-2 il punteggio, 7-34. Ancora Ancona prova a impostare con Mataloni. Mataloni si butta dentro, recupera un fallo d'esperienza. Va quindi in attacco ancora Umberti e ancora Ancona. Due tiri liberi per Margherita Mataloni. Buono il primo. Buono anche il secondo libero, 4-9, questo è il punteggio. D'Angelo. Poi c'è il fallo in attacco, fischiato credo a Savatteri. 9-4, 7 primi e 7 secondi. Mataloni contro Pompei. Mataloni e Bona, lo scambio vincente, play pivot. 6 per Ancona, 9 per Umberti, che era arrivata a massimo vantaggio, più 7, 9-2. Stroscio. Savatteri si prova a girare e va a realizzare. 4 punti per lei finora, 11-6. Ora palla persa, stavolta da Bona in attacco, recuperata da Pompei, che va a impostare, fastidita da Maroglio che gli leva il pallone. Maroglio sbaglia poi la chiusura della transizione, Pompei stessa recupera, poi la palla arriva a Stroscio, si butta dentro, poi lo scarico per D'Angelo, realizza Maria Pia D'Angelo. Ancora Ancona dall'altra parte con Rimi. 13-8, 5-39 prima del primo intervallo.
subisce fallo Boric, è la croata che gioca con Umbertide, esce Savatteri ed entra il capitano Giorgia Paolocci. Ancora dei cambi, questa volta in casa Ancona. Finalmente la palla arriva a Pompei per la ripresa del gioco. 13-8 il punteggio. D'Angelo e Pompei. Pompei prova a buttarsi dentro, c'è il fallo di Maroglio. Paolocci, pronta la rimessa. Palla persa poi da Paolocci ad opera di Maroglio, va a impostare il gioco per la sua squadra. Bona. Maroglio che ha dato i due punti ad Ancona della passata al primo turno in casa con un canestro allo scadere da 3. Pompei 13-8. Stroscio prova il sottomano, trova anche il fallo. Quindi giochino da 3 punti eventuali, 2 sicuri, 15-8 più il tiro supplementare. Vediamo che si gioca anche alla Spezia, la Spezia Battipaglia, Empoli per Empoli Firenze e Savona per Savona Stella Azzurra Roma. Si è giocato ieri a Patti, che ha vinto 105-85 con Roseto in casa. A Vigarano che ha battuto il Cuscagliari in casa 49-44 e si è giocato anche a Selagius dove la squadra di casa ha vinto 7-2-5-9 contro il Matelica. Buono il tiro libero per Beatrice Stroscio. Ancora 5 secondi, Mataloni prova l'entrata e lo fa in questo momento andando a canestro. 10-16 è il punteggio per Umbertide. 4 minuti adesso ancora da giocare. Stroscio prova il sottomano un po' sbilanciata, rimbalzo per Serena Bona, Mataloni, Rivi. E Gianangeli, scusate, che ha fatto il canestro per Ancona. Siamo 16-12. D'Angelo, lo scarico errato, va a recuperare il pallone Diane. Oh, ed è ancora lei che va a segnare il canestro da sotto. Time out Umbertide, 16-14, un minuto anche per noi.
pronti per riprendere il gioco qui al Palamorandi, punteggio 16 Umberti dei 14 Ancona. Umberti alla rimessa in gioco. D'Angelo da lontanissimo buca la retina avversaria. Nel frattempo è entrata Cupellaro con il numero 77 per Coach Staccini. Ancora D'Angelo, si mette in mostra, recupera il pallone. Paolocci prova la bomba e non va nessuno al rimbalzo. La palla è facile preda delle anconetane. Mataloni infastidita da Cupellaro, poi ancora c'è un fallo di Paolocci e c'è anche il bonus per la formazione di casa, per cui andrà in lunetta la giocatrice marchigiana. No, è l'Ancona che ha il bonus, per cui va bene così. Rimessa per la squadra anconetana. Mataloni, scaduto il tempo, comunque la palla non era entrata e quindi sta rigiocando già in attacco la formazione di casa. Punteggio 19-14, due minuti al termine del primo quarto di gioco. Boric, la croata prova l'azione personale, sbaglia poi l'appoggio al canestro, il rimbalzo in favore di Albanesi, Albanelli, poi ancora Albanelli si libera per il tiro, palla che non va al rimbalzo per la squadra di casa. Con Cupellaro e c'è il bonus adesso anche da quest'altra parte, per cui gli ultimi 100 secondi saranno sempre tiri liberi ad ogni fallo. Paolocci in lunetta, ora il gioco è fermo, tiri liberi per Giorgio Paolocci, non va il primo. Buono il secondo, 20-14. Uscita D'Angelo per Umberti. Entrata Savatteri. Un rimbalzo Stroscio alla meglio su tutte. Azione personale della siciliana Beatrice Stroscio, 22-14. Erroraccio da sotto di Albanelli. Siamo nell'ultimo minuto del primo quarto. Umberti, palla in mano, la può gestire ancora per 10 secondi. Cupellaro. Paolocci da fuori, più
10, 24 a 14. Mataloni subisce il fallo, la palla va dentro, quindi sarà anche il tiro libero aggiuntivo. Siamo sul 24 a 16, 25 secondi in pratica, quasi tutto il tempo a disposizione di Umberti, che rimetterà la palla in gioco. Ci avrà 24 secondi di questi 25. Buono il tiro libero aggiuntivo, c'è la sostituzione, esce Cupellaro ed entra Pompei nella formazione di casa. Punteggio 24 a 17. Pompei ancora con la palla in mano, vedete? L'ordine di scuderia è quello di gestire il pallone fino al termine e poi tentare un'entrata o rimediare un fallo. Sono 7 secondi adesso. Pompei, palla allo scarico fuori per Paolocci, la palla che non va e scade anche il primo quarto. 24 Umbertide, 17 Ancona. Il pesce come non lo hai mai mangiato, armonie di sapori, ricette innovative e la maestria dello chef Cinzia fanno della Regina del Mare un ristorante unico. Regina del Mare lo trovi a Bastia in via Gramsci 8. Immersa nel verde della campagna umbra, la residenza Le Doti è un luogo per trascorrere una magnifica giornata in compagnia di amici e parenti. Ti aspetta un ampio giardino con piscina privata. Residenza Le Doti si trova in strada Rivolta Valvitiano 10 a Perugia. Da Photostore Fraticcioli trovi tutto per la fotografia e il videomaking. Macchine mirrorless e reflex, ma anche compatte, istantanee e analogiche. Luci LED e flash, microfoni, borse e zaini e tanti accessori come filtri, schede e rullini. Offriamo attrezzature a noleggio, trattiamo fotocamere e obiettivi usati e stampiamo foto di tutti i formati. Un'ampia sala posa e molteplici corsi e workshop completano i nostri servizi. Veniteci a trovare in via Piccolpasso 24 a Perugia. Dao, Restaurant and Sushi, vi aspetta con un menù orientale ricco ed invitante. Pesce sempre fresco, menù all you can eat ed asporto ed una cameriera tutta particolare. Venite a trovarci in via Mario Angeloni 51 vicino alla stazione di Perugia. Super Zoo, specializzato in acquariologia dolce marina, progettazione ed installazione laghetti, ornitologia, pappagalli allevati a mano, rapaci e corsi di falconeria, rettili, piccoli mammiferi e animali da parco. Visite guidate su prenotazione, servizio di toelettatura. Vi aspettiamo a Perugia in via Pievaiola 166. Entriamo in cronaca diretta qui dal Pala Morandi con la formazione di casa Pallacanestro Femminile Umberti, che conduce per 24 a 17 sul Basket Girls Ancona. Primo quarto scivolato via abbastanza tranquillo, senza grandi colpi di coda di qua e di là. Adesso vedremo, dopo i primi 10 minuti, questa fatica, come reagiranno le due squadre, che hanno alternato due rotazioni per parte. Ancona rimette in gioco il pallone con Mataloni che comanda il gioco. Non si intende Mataloni con Bona, quindi palla persa. 13 secondi e può impostare la prima azione di attacco la formazione di casa.
rischiato a fare un attacco a Savatteri, che aveva ingaggiato una lotta con Yusuf Abdul. Nulla di preoccupante, solo un po' di schermaglie. Bonaga, il mismatch con Pompei in testa di difesa. Ancora l'attacco, ancora il fallo alla difesa umbra sull'attacco di Yusuf, che va in lunetta. Protesta ovviamente Staccini. Con l'arbitro Dario De Gennaro che lo va a ammonire ufficialmente. ...24-17 è il punteggio del primo quarto. Non va il primo tiro libero di Yusuf. Neanche il secondo, poi la palla sul rimbalzo, ritorna Bona che subisce un altro fallo da parte di Savatteri. Qui entra D'Angelo, credo, ed esce la stessa Savatteri. Ancora in avanti. Azione di passi per Ancona in attacco, protagonista sempre Yusuf. Siamo sempre fermi sul 24-17, è andato via il primo minuto, non proprio volato per le tante interruzioni, falli e cos'altro, ma adesso c'è la possibilità per Pompei di impostare il primo vero attacco. Pompei ci pensa e tira da tre, di lei sbaglia. Nessuno al rimbalzo, la palla ancora per la Girls di Ancona Italia con Mataloni e poi il tiro da fuori ancora D'Angelo che viene spinta e salta, viene presa in fallo l'attacco. Mandolesi ha fatto il fallo, quindi vi rimaniamo sempre 24-17, ancora Pompei. Intanto è entrata anche Scarpato Martina, numero 7 in maglia blu. Ancora Pompei si butta dentro e recupera almeno il fallo. Federica Pompei in lunetta. Punteggio sempre fermo sul 24-17, vediamo se dopo quasi due minuti, 1:56, si riesce a muovere. Eccolo qua, il primo tiro libero, primo punto del secondo quarto, 25-17. Buono anche il secondo. Mandolesi si scambiano, il pallone adesso a Bona, palla che arriva dentro, va, recupera giù, ancora Bona, si gira e appoggia nella retina avversaria. 26-19, ci rimangono 7 i punti di vantaggio per la squadra umbra. D'Angelo
scarpato, il pallone ancora per D'Angelo, c'è la spinta su D'Angelo, quindi c'è il fallo a favore di Umbertide che rimarrà in attacco con la palla in mano. Escono Mandolesi e Mataloni, entra Maroglio e Dien. Stroscio, la bomba di Beatrice Stroscio per il più 10, 29-19. Scarpato, stava per perdere il pallone, poi lo recupera, il passaggio a Paolocci Pompei. Ancora Pompei, Stroscio, non va Paolocci. Maroglio. Albanelli, palla troppo lunga per tutti. Sei primi e otto secondi alla chiusura del secondo periodo di gioco, 29-19. Il massimo vantaggio già raggiunto in altre due occasioni per Umbertide. Boric intanto rientrata. Scarpato D'Angelo, ancora scarpato D'Angelo, palla corta per Cupellaro. Adesso nessun fallo, ma la palla resta in mano all'Ancona in attacco per 13 secondi di possesso parziale. Dentro Savatteri e fuori Paolocci, intanto ne approfittano i due allenatori per queste sostituzioni. Rientra Rimi anche per coach Castorina. Punteggio è sempre 29-19, 5-35 prima di chiudere questa seconda frazione di gioco. Bomba che non va, rimbalzo Bona, poi la palla viene recuperata da Scarpato, da Cupellaro, scusate. Ora Cupellaro prova a buttare dentro, lo scarico è per D'Angelo, D'Angelo prende posizione, la palla viene sputata fuori dal ferro, quindi nulla di fatto. Maroglio dall'altra parte, Maroglio, scarico per l'entrata vincente di Dien, 29-21, 4-35, Cupellaro rimane in cabina di regia per Umbertide, Savatteri, ancora Cupellaro, 10 secondi, Cupellaro prova l'entrata, poi lo scarico per la compagna, ancora la palla fuori. D'Angelo deve tirare due secondi, va a realizzare lo scadere dei 24. Torniamo sul più 10 interno, 31-21.
Boric di forza si butta sul pallone per una contesa col possesso alternato che premia la sua bella azione difensiva. Cubellaro. Savatteri. Ancora il play. Cubellaro che va a prendersi il pallone. 9 secondi. Palla per D'Angelo. Bello il servizio volante per Savatteri. Assist al volo. Servito al bacio. Time out ancora. Più 12 per la formazione di casa, 33-21, un minuto per noi. Fischiano la ripresa del gioco, ma le squadre ancora tardano. Siamo sul massimo vantaggio in questa gara, 3:44 dalla conclusione del secondo periodo di gioco, 33-21. Attacco di Ancona. Bona. Buon rimbalzo. Tien. Poi Mataloni va a chiudere ma sbaglia. Bona da sotto, ancora Bona, c'è il fallo. A quarto tentativo ancora recupera il fallo con Serena Bona. L'errore dalla lunetta per Bona. 3:19 il tempo rimasto, realizza il secondo, 33-22. Boric scarpato e poi D'Angelo, massimo vantaggio 35-22, più 13, 3 minuti. Yeah. Rimbalzo per Bona, ancora Dien da fuori, l'errore, pallone recuperato da Boric. Cubellaro. D'Angelo. Non va il suo tiro, non c'è nessuno a rimbalzo, 2:30. Rimangono 13 punti di vantaggio per chi difende in maglia blu. Il canestro e il fallo subito dalla giocatrice anconetana. Ritorna a Pompei, esce Cubellaro. Dien in lunetta per il tiro libero.
segnato anche questo, quindi torniamo sul più 10 interno. Scarpato Paolocci, Pompei, ancora Scarpato e Pompei, lo scambio Maroglio su Pompei, deve tirare che era scaduto il tempo, Mataloni con recupera rimbalzo, nulla di fatto, si rimane sul più 10 interno, siamo a 1,50. Mataloni in entrata, buono esecuzione, canestro e anche fallo. Quarto fallo per Savatteri, c'è già pronto il cambio con D'Angelo. Lo sbaglio, errore del tiro libero aggiuntivo, 27, 35 a 27 il punteggio. Boric, Pompei, ancora Boric, non va il suo tiro, palla è per Ancona, c'è il cambio, esce Savatteri e rientra D'Angelo. Un primo e 27 secondi sul cronometro disponibili per chiudere questa seconda frazione di gioco. Angelo conquista rimbalzo dopo l'errore di Pellicetti. Boric, ultimo minuto, Pompei, viene rilevato il fallo, quindi si prosegue, adesso perde e restituisce il pallone dall'altra parte Mataloni e poi ancora errore sotto misura, ma D'Angelo conquista il rimbalzo. Paolocci, c'è il fallo di Pellicetti. ...34 secondi sul cronometro prima di andare al riposo lungo. Boric allo scarico e poi ancora l'attacco di Paolocci, che ha preso anche un colpo alla caviglia subendo il fallo. Comunque Paolocci si prepara già per i tiri liberi, avendo le due squadre raggiunto il bonus, siamo 35 a 27. Buono il primo libero per lei. Non va il secondo, la palla conquistata da D'Angelo, ancora Paolocci per la bomba da tre, non va e poi la palla che va fuori. Tanto c'è un cambio, poi capiremo se i due arbitri sono d'accordo andare la rimessa a Umbertide, ma vediamo un po'. 21 secondi intanto e 45 centesimi sul cronometro. La rimessa, come abbiamo accennato, viene data ad Ancona in difesa, quindi che gestirà l'ultima palla. Mataloni, poi Dien. Intercettata dalla difesa, 10 secondi. Scarpato Pompei, e fallo su Pompei travolta, 3 secondi e Pompei va in lunetta.
realizza il primo, 37-27, torna più 10 il distacco, diventano 11. E finisce qua la seconda frazione di gioco, 38-27. Tra 15 minuti ci risentiamo. Security Control Sistemi Antifurto, 075 57 29 288, via San Galligano 24, Perugia. L'azienda leader di mercato nella regione, leader nei servizi di assistenza, leader di innovazione e semplicità. La nostra missione? Controllare e proteggere. Security Control, controllare in tempo reale case, negozi e aziende. Proteggere te, la tua famiglia e i tuoi beni. Dal 1981 Umbracar offre ai propri clienti una consulenza qualificata sulla vendita di veicoli nuovi ed usati, un magazzino ricambi sempre fornito, un'officina che dispone delle tecnologie più avanzate e assistenza 24 ore su 24. Grande novità, i furgoni della linea MAN. Vi aspettiamo in via Tiberina 25 a Ponte Nuovo, Perugia. Il ristorante Imperiale da 20 anni delizia i suoi clienti con ottimi piatti realizzati con maestria e fantasia. Pesce sempre fresco e materie prime di alta qualità, menù alla carta e menù all you can eat. L'Imperiale vi aspetta in via Briganti 10 a Perugia. Immersa nel verde della campagna umbra, la residenza Le Doti è un luogo per trascorrere una magnifica giornata in compagnia di amici e parenti. Ti aspetta un ampio giardino con piscina privata. Residenza Le Doti si trova in strada Rivolta Valvitiano 10 a Perugia. Trattoria da Volpelli, l'arte della cucina incontra i prodotti del territorio. Tartufo, porcini, pasta fatta in casa e carni di altissima qualità in una piacevole area familiare. Trattoria da Volpelli, dove la genuinità è di casa. Veniteci a trovare in via Cortonese 14 a Calzolaro.
A Perugia l'agenzia Mosconi Consulenze offre servizi evoluti di analisi assicurativa e patrimoniale. Oltre agli elevati standard qualitativi delle nostre coperture assicurative che ci contraddistinguono da più di 10 anni, se sei un lavoratore in attività potrai usufruire del nostro nuovo servizio di analisi contributiva certificata. E se vuoi davvero il massimo della consulenza patrimoniale, richiedi la tua personale diagnosi dei rischi, l'unico strumento certificato che ti permetterà di non rimanere mai senza soldi durante tutto il ciclo della tua vita. Contattaci per maggiori informazioni. Super Zoo, specializzato in acquariologia dolce marina, progettazione ed installazione laghetti, ornitologia, pappagalli allevati a mano, rapaci e corsi di falconeria, rettili, piccoli mammiferi e animali da parco. Visite guidate su prenotazione, servizio di toilettatura. Vi aspettiamo a Perugia in via Pievaiola 166. Se ami cucinare piatti orientali, vieni alla Sea Market. Qui troverai tutto ciò che ti serve e in più un grande assortimento di snack e bevande tipiche. Vienici a trovare in via Campo di Marte a Perugia. Da Photo Store Fraticioli trovi tutto per la fotografia e il videomaking. Macchine mirrorless e reflex, ma anche compatte, istantanee e analogiche. Luci LED e flash, microfoni, borse e zaini e tanti accessori come filtri, schede e rullini. Offriamo attrezzature a noleggio, trattiamo fotocamere e obiettivi usati e stampiamo foto di tutti i formati. Un'ampia sala posa e molteplici corsi e workshop completano i nostri servizi. Veniteci a trovare in via Piccolpasso 24 Perugia. Dao, Restaurant and Sushi. Vi aspetta con un menù orientale ricco ed invitante, pesce sempre fresco, menù all you can eat ed asporto ed una cameriera tutta particolare. Venite a trovarci in via Mario Angeloni 51 vicino alla stazione di Perugia. Pesce come non lo hai mai mangiato, armonie di sapori, ricette innovative e la maestria dello chef Cinzia fanno della Regina del Mare un ristorante unico. Regina del Mare lo trovi a Bastia in via Gramsci 8.
Torniamo allora dal Pala Morandi per quanto riguarda questa partita, seconda giornata di campionato Serie A2 Girone Sud, la prima in casa per la pallacanestro femminile Umbertide, che gioca la consueta casacca casalinga, quella scura, contro Basket Girls ancora in maglia bianca. Punteggio più o meno sempre intorno ai 10 punti, massimo vantaggio 13. E purtroppo non abbiamo le statistiche perché oggi non funziona il servizio di rilevazione della Lega, però sappiamo che sono state belle partite, 4 falli per Savatteri che ovviamente già è fuori, ma ha fatto una buona partita, buona la gara anche di D'Angelo dall'altra parte. In evidenza Dien, Mataloni e Bona. Manca qua una manciata di secondi per poter iniziare la gara, dovrebbe essere la squadra di casa a dare il primo pallone in gioco. Ora 15 secondi, 38-27, massimo vantaggio è stato di 13 punti, più o meno 10 punti dal quarto minuto del primo tempo e poi si sono un po' altalenati da 8 a 13 il vantaggio. È Ancona che rimette la palla in gioco e quindi Maroglio che l'ha passata. Ora il pallone per l'attacco, poi è D'Angelo che recupera il pallone, Pompei che poi impostare, poi si ferma e quindi va a fare il gioco ragionato, giustamente, Federica Pompei che è la veterana di questa formazione umbra, lei che è del 1998. Pompei la bomba. Che porta al massimo vantaggio, 41-27, la squadra di casa. Maroglio. Non va il suo tentativo buono, porta giù il pallone, ancora fuori per Mataloni, Maroglio. Poi Nien, ancora un errore, ancora un rimbalzo lungo. Questa volta è Boric che l'ha tirata giù il pallone. Stroscio, Paolocci, la palla fuori per Boric, ancora un errore, la croata ancora a secco. Fatto grande il suo scout, invece dall'altra parte Mataloni da due. Ancora l'attacco ragionato, ma ancora troppo ragionato che non si intende D'Angelo con la compagna, con Stroscio, quindi palla persa, 41-29, due minuti giocati pieni adesso. Mataloni, ora Mataloni prova la sospensione, non va al rimbalzo, riesce a conquistarlo ancora nonostante Rimi, Gianelli, ma Gianangeli, ancora Stroscio, D'Angelo, ancora una palla fuori, troppe palle perse sia a destra che a sinistra. Si vede che siamo appena alla seconda partita ufficiale di campionato per tutte e due le formazioni. Buona. Stroscio, buon recupero di palla sotto canestro, ancora Stroscio. Poi c'è lo scarico esterno
per la bomba di Pompei che non va, ma D'Angelo conquista il pallone e poi ancora il suo appoggio non va, ancora sotto canestro, l'errore c'è, la palla a due, fischiata con la palla che rimane a un vertice. 41-29 è il punteggio, 6-59 sul cronometro, D'Angelo, Pompei. Pompei in entrata, l'errore, poi Paolocci e c'è il fallo su di lei. Due tiri per Giorgio Paolocci, il capitano. Buono il primo. Buono anche il secondo, 43-29. Ancona che prova a trovare il pertugio giusto con Bataloni e si butta dentro e recupera il fallo. Margherita Mataloni in lunetta per la Girls Ancona, realizza il primo libero, 43-30. Buono anche il secondo. Federica Pompei in cabina di regia dall'altra parte, dove è scambiato con D'Angelo per la rimessa in gioco, ancora Pompei infastidita da Maroglio. Boric, lo scarico e il canestro di Paolocci. Più 14, massimo vantaggio per Umbertide. Bien, il fallo di Paolocci su Gianangeli. Mataloni trova il buco buono allo scadere per i due punti importanti per Ancona, per restare a galla e mantenersi in linea. Boric, D'Angelo, ancora D'Angelo prova a girarsi, lo scarico per Paolocci che sbaglia l'appoggio, ancora D'Angelo, rimbalzone e poi l'errore con Bona che capisce tutto e prende il pallone dalle mani di Paolocci. Mataloni, la bomba che non va, però è ancora Bona e questa volta facile gioco per Dien. Da sotto porta a meno 10 Ancona, 45-35, ultimi 5 minuti del terzo periodo. Stroscio, Paolocci e Boric. Paolocci non riesce a recuperare il pallone, dato al volo da D'Angelo, Maroglio, Mataloni, Tien sbaglia l'appoggio, però è Bona a prendere il rimbalzo in attacco. Ancora non va l'appoggio di Gianangeli. Stroscio dentro, due punti, 47-35. Bona,
l'errore. E la palla conquistata da Umberti dal rimbalzo. Roscio da tre, non va, lasciano scorrere il pallone. Ancona per la rimessa in gioco. Un intervento arbitrale a fermare la veemenza delle due contendenti in campo. La palla ancora per Ancona, 7 secondi per giocare questa palla in attacco e ci riesce degnamente Maroglio, porta a meno 10 ancora Ancona che non molla, sta sempre lì. 3 minuti adesso al termine della terza frazione di gioco. Pompei, è il fallo su di lei. Il cambio, esce Stroscio. E dentro Scarpato per coach Staccini. Pompei, buono il primo libero. Buono anche il secondo. La bomba di Stefania Maroglio, meno 9, 9 punti da recuperare per Ancona. Adesso deve difendere da l'attacco di Umberti con Scarpato che lo va a impostare. Ancora Scarpato nell'angolo, ancora la palla fuori. Pompei, Scarpato prova lei il tiro totalmente sbagliato. Ancora dei cambi, esce Pompei per Cupellaro, Savatteri in campo, sono stati 4 falli. Rimbalzo per Cupellaro. Cupellaro poi non si intende con la compagna, quindi palla in tribuna. Ancona ringrazia e può impostare questa azione di attacco sul meno 9. Un minuto e mezzo al termine. Maroglio. Dien, poi ancora Mataloni. Trova palla sotto a Dien che poi realizza. A 1:12 dal termine del terzo periodo, meno 7 Ancona.
che in pratica si avvicina e ha dimezzato lo svantaggio accumulato a metà gara. D'Angelo sbaglia poi l'appoggio, Dien, Pantaloni, ora la possibilità di chiudere, ancora un fallo, nessuna squadra in bonus, per cui sarà una rimessa laterale a 42 secondi e 8 decimi, 8 centesimi. Maroglio, non va a rimbalzo per Cubellaro. Fallo di Maroglio, rimessa per Umberti dei 31 secondi, 18 sul cronometro per la gestire il pallone per la squadra di casa. Il fallo su Boric, 17 secondi su 30 totali rimasti per finire la terza frazione di gioco, 49-42. Cubellaro, Boric, Boric va fuori e c'è il fallo ancora fischiato in attacco a Savatteri, che è il quinto, dovrebbe essere. Coach Staccini si arrabbia con la giocatrice ingenua che abbocca ai trabocchetti della difesa delle Anconetane. 15 secondi. Pantaloni, sarà lei probabilmente a tirare. Passaggio a Dien che va al tiro, lo sbaglia, ancora la palla che ancora Dien, c'è cioè il fallo su di lei. Due centesimi in pratica rimasti sul cronometro, ma c'è il fallo e i tiri liberi per Ancona con Dien, cioè con Juff, scusate. Più 7 per Umbertide, ancora Elonetta con Yusuf. Buono il primo, meno 6. L'errore e poi la palla che va dentro, quindi meno 5, 44 ancora, 49 Umbertide. Trattoria da Volpelli, l'arte della cucina incontra i prodotti del territorio. Tartufo, porcini, pasta fatta in casa e carni di altissima qualità in una piacevole area familiare. Trattoria da Volpelli, dove la genuinità è di casa. Veniteci a trovare in via Cortonese 14 a Calzolaro. Security Control, sistemi antifurto. 075 57 29 288 via San Galligano 24 Perugia. L'azienda leader di mercato nella regione, leader nei servizi di assistenza, leader di innovazione e semplicità. La nostra missione? Controllare e proteggere. Security Control, controllare in tempo reale case, negozi e aziende. Proteggere te, la tua famiglia e i tuoi beni. Il ristorante Imperiale da 20 anni delizia i suoi clienti con ottimi piatti realizzati con maestria e fantasia. Pesce sempre fresco e materie prime di alta qualità, menù alla carta e menù all you can eat. L'Imperiale vi aspetta in via Briganti 10 a Perugia. Dal 1981,
Umbracar offre ai propri clienti una consulenza qualificata sulla vendita di veicoli nuovi ed usati, un magazzino ricambi sempre fornito, un'officina che dispone delle tecnologie più avanzate e assistenza 24 ore su 24. Vi aspettiamo in via Tiberina 25 a Ponte Nuovo, Perugia. Se ami cucinare piatti orientali, vieni all'Asia Market. Qui troverai tutto ciò che ti serve e in più un grande assortimento di snack e bevande tipiche. Tutto è pronto al Pala Morandi, 49 Umbertide, 44 Ancona, siamo negli ultimi 10 minuti, quarta frazione di gioco, si gioca il tutto per tutto, Ancona che ha avuto anche 14 punti di vantaggio, ora ha 5 da difendere. D'Angelo, sicuramente la più incisiva delle sue. Albanelli prova a farsi vedere, a Mataloni ancora, Maroglio, ora lei al rimbalzo, giganteggia, ma poi sotto canestro è la croata Boric che va a difendere la sfera. 51-44 il punteggio, intanto è andato via il primo minuto di gioco della quarta frazione. Boric non riesce a girarsi, ma c'è il fallo. Sara Boric segna il primo punto della gara per lei. Molto decisiva e tosta nei rimbalzi e nella presenza in campo, però sicuramente non la miglior prestazione per quanto riguarda il tiro. Segna anche il secondo, 53-44. Maroglio, bello l'assist per la compagna sotto canestro che è Rimi. Problema ad asciugare il campo, 53-46. Ancora il gioco è fermo. Pompei ha scambiato con Paolocci. Otto i secondi. Si è fatta anche male. Ha recuperato il pallone per la sua squadra. Albanelli perde palla, Stroscio. Prova ad andarsene via dopo il pallone dietro la schiena, va a canestro. Beatrice Stroscio, 55-46. Si pizzicano Rimi e Boric, il pallone viene dato a Umbertide, quindi presa in fallo Rimi. Il punteggio, 7 primi e 53 secondi il tempo residuo sul cronometro per aggiudicarsi questa gara che ha visto sempre in testa Umbertide. Boric, pallone per D'Angelo, lo scarico esterno per Paolocci da 3,
palla che si ferma tra canestro e ferro, quindi sarà dopo di Ancona. Recuperato il pallone, si può riprendere una rimessa in gioco da parte di Ancona. 5-5-4-6 punteggio. Mataloni viene anche spinta da Stroscio, non rilevato, palla che torna però a Umberti con Pompei. Boric da 3, è sbloccata la croata. Il fallo di D'Angelo su Mataloni in entrata. Doppio campo, cambio per coach Castorina. Fuori Albanelli e Maroglio, dentro Pellicetti e Dien. Non va il tiro libero di Mataloni, si rimane sul 58-46 più 12, che diventano 11 con l'ultimo tiro libero realizzato da Mataloni. D'Angelo murata dalla difesa, poi perde il pallone ad opera di Dien. Piede Paolocci, interrompe l'arbitro il signor Di Gennaro. Pellicetti. Bona. A sportellate con D'Angelo che poi recupera il pallone insieme a Boric. Sei primi adesso dal termine. 11 punti per Umberti da gestire, ovviamente manca ancora una vita, non si può gestire, però importante è averli. Perde palla Boric, poi c'è il fallo. La stessa Boric, quindi la rimessa è per Ancona. D'Angelo rimbalzo. Pompei, fallo su di lei da parte di Bona. Terzo fallo di squadra. Cinque primi e 29 secondi, 58-47 interno il vantaggio. Pompei, 7 secondi, pallone per Paolocci che sbaglia l'appoggio dalla lunetta, rimbalzo per Ancona. Gianangeli, Pellicetti, Mataloni, Bona,
allunga, poi la recupera Mataloni, ma è tanto scaduto il tempo. Buona la difesa umbra. Time out chiesto dal coach Anconetano. Siamo mai scesi nella parte discendente della quarta frazione di gioco. 4:52 è il tempo rimasto. Sono 11 punti per la squadra di casa da cercare di mantenere, se non incrementare, in questo finale di partita. Partita che vede due squadre che hanno vinto tutte e due la prima giornata. Ovviamente la conferma, se questo fosse il risultato finale per Umbertide, sarebbe il miglior viatico per questa squadra estremamente ringiovanita da coach Staccini, dalla dirigenza umbra, che vede il capitano Pompei, che è una 98, la più anziana, chiamiamola così. Poi tante 2005, tante 2006. L'angelo anticipata da Bona. Da rivedere la croata Boric, è sicuramente un buon elemento, ma ancora un po' avulsa dal gioco. Due liberi e un canestro per lei. Pompei. Ancora Pompei dopo aver scambiato con D'Angelo. Va a gestire questa palla, 7 secondi, gioca anche un po' col cronometro, Umbertide. Deve tirare, non se ne accorge, ecco lo scadere, il tiro, il canestro. Il canestro allo scadere di Umbertide, da 3. Ancora Boric, lotta sotto il rimbalzo e riconquista di forza questo rimbalzo alla sua difesa. ...61-47... ...4-0-9... D'Angelo prova l'entrata su Bona, va a canestro, trova un grande canestro. Maroglio, la palla viene sputata fuori dal ferro. 63-47, massimo vantaggio dopo questo canestro di D'Angelo, più 16, 3-15 da giocare, l'entrata è di Boric, c'è il fallo, dovrebbe andare in lunetta la croata, così è infatti perché ha raggiunto il bonus la formazione ospite, 3-13. Buono il primo. Buono anche il secondo. Sono 18 adesso le lunghezze. Esce Boric ed entra Scarpato.
spada di D'Angelo sull'attaccante avversario, e quindi è sicuramente uno dei migliori acquisti per quanto riguarda la stagione per Coach Staccini, l'entrata di Pompei. Ormai riesce tutto a Umbertide, più 20, time out ancora, un minuto anche per noi. Termina il time out, siamo 67 Umbertide, 47 Ancona, scivolata l'Anconità a meno 20. Prima di andare definitivamente negli spogliatoi. Maroglio, Pellicetti e Maroglio scambiano. Buona prova all'entrata su, e trova ovviamente il pertugio giusto su Savatteri, perché è gravata già di 4 falli, non poteva difendere ancora. La palla rubata da Ancona, che ancora realizza con Yusuf. Time out coach Staccini, 2-0-7, 67-51 il punteggio. Time out anche per noi. Ancora già pronto in campo all'arbitro la signora Bernardo Lucia a richiamare la formazione umbra per ritornare in campo. Massimo vantaggio 20 punti, adesso siamo a 67-51, quindi a 16. Bartolini perde palla, conquista Pellicetti, ancora l'errore, Savatteri in rimbalzo, poi c'è il fallo su di lei da parte di Bona. Tiri liberi. Savatteri in lunetta. Realizza i due liberi, 69-51, ultimi due minuti. Partita ampiamente in tasca per le umbre. Ancora un fallo di Paolocci su Mataloni a metà campo. Ancora non c'è il bonus, quindi si rimette. Il terzo fallo di squadra per Ancona, che prova a recuperare il pallone anche con Cupellaro.
Ecco ancora Cubellaro, il fallo su Mataloni. Un minuto e mezzo. Buono il canestro di Pellicetti. 6-9-5-4, un minuto e mezzo al termine. Palla ancora nelle mani di Cubellaro, ancora quindi la formazione di casa. Palla in mano, poi c'è Yusuf che lo va a recuperare ma poi lo butta fuori, quindi ancora 4 secondi per gestire questo attacco del 1-15, quelli che rimangono in pratica 75. Time out per coach Staccini. Ricordiamo che siamo sul più 15, io comincio a salutare, quindi do l'appuntamento per la prossima gara interna che sarà domenica 30 di ottobre, sempre con inizio alle 18. Quindi Pietro Russo vi ringrazia per l'ascolto, noi alla fine chiudiamo al volo, quindi 1-15, ricordiamo che per quanto riguarda le statistiche ci sono stati dei problemi oggi in campo, ma poi le troverete più avanti. Bella partita a mio avviso, ovviamente per quanto riguarda la formazione di casa, in evidenza D'Angelo, nel finale anche Boric che si è dimostrato la sua caparbietà, oltre ovviamente alle solite Stroscio e Pompei insieme a Paolocci. La squadra ospite Mataloni e poi Yusuf e Maroglio insieme a Bona. Queste sono le giocatrici più in evidenza dalle due formazioni. Si riprende a giocare, la palla è per squadra di casa che ha 4 secondi per gestire questo attacco. Il possesso palla parziale, Savatteri va al tiro e va a segnare Scarpato, Martina Scarpato, allo scadere dei 30, dei 24, 72-54. Ancora Pellicetti, l'errore, ancora Josuf, ancora lei, due rimbalzi, la palla è fuori, poi è Paolocci che la recupera travolgendo anche Mataloni. 49 secondi, c'è ancora un fallo di Mataloni su Scarpato, in pratica gli ha restituito la botta che aveva ricevuto poc'anzi. Con l'esperienza Mataloni è andata a commettere il fallo, ma era più che altro una ripicca sull'avversario. Cubellaro in lunetta, 72-54. Nulla di fatto per i tiri liberi di Cubellaro, si rimane quindi sul 72-54, 40 secondi, Mataloni, lo scarico è Josuf. Non va il suo tiro, buona lotta, rimbalzo, la palla però va fuori. ...28 secondi al termine, partita ampiamente in ghiaccio per quanto riguarda la squadra di casa che sta vincendo 72-54, una manciata di secondi al termine, 9 per gestire questa palla, va al tiro, adesso ci provano ma non vanno a tirare, si perde con la palla in mano, il possesso palla, mancano 7 secondi, 72-54. Io tanto saluto Pietro Russo, vi ringrazia per l'attenzione. E vi ricordo che Umberti giocherà domenica 30 alle ore 18 sempre in casa. Finisce qui con l'ultimo canestro di Ancona, 72-56.
La più cordiale buonasera. Il pesce come non lo hai mai mangiato, armonie di sapori, ricette innovative e la maestria dello chef Cinzia fanno della Regina del Mare un ristorante unico. Regina del Mare lo trovi a Bastia in via Gramsci 8. Immersa nel verde della campagna umbra, la residenza Le Doti è un luogo per trascorrere una magnifica giornata in compagnia di amici e parenti. Ti aspetta un ampio giardino con piscina privata. Residenza Le Doti si trova in strada rivolta Valvitiano 10 a Perugia. Da Photo Store Fraticioli trovi tutto per la fotografia e il videomaking. Macchine mirrorless e reflex, ma anche compatte, istantanee e analogiche. Luci LED e flash, microfoni, borse e zaini e tanti accessori come filtri, schede e rullini. Offriamo attrezzature a noleggio, trattiamo fotocamere e obiettivi usati e stampiamo foto di tutti i formati. Un'ampia sala posa e molteplici corsi e workshop completano i nostri servizi. Veniteci a trovare in via Piccolpasso 24 a Perugia. Dao, Restaurant and Sushi. Vi aspetta con un menù orientale ricco ed invitante. Pesce sempre fresco, menù all you can eat e da asporto ed una cameriera tutta particolare. Venite a trovarci in via Mario Angeloni 51 vicino alla stazione di Perugia. Super Zoo, specializzato in acquariologia dolce marina, progettazione ed installazione laghetti, ornitologia, pappagalli allevati a mano, rapaci e corsi di falconeria, rettili, piccoli mammiferi e animali da parco, visite guidate su prenotazione, servizio di toilettatura. Vi aspettiamo a Perugia in via Pievaiola 166. Trattoria da Volpelli. L'arte della cucina incontra i prodotti del territorio. Tartufo, porcini, pasta fatta in casa e carni di altissima qualità in una piacevole area familiare. Trattoria da Volpelli, dove la genuinità è di casa. Veniteci a trovare in via Cortonese 14 a Calzolaro. Security Control Sistemi Antifurto. 075 57 29 288 via San Galligano 24 Perugia. L'azienda leader di mercato nella regione, leader nei servizi di assistenza, leader di innovazione e semplicità. La nostra missione? Controllare e proteggere. Security Control, controllare in tempo reale case, negozi e aziende. Proteggere te, la tua famiglia e i tuoi beni. Il ristorante Imperiale da 20 anni delizia i suoi clienti con ottimi piatti realizzati con maestria e fantasia. Pesce sempre fresco e materie prime di alta qualità, menù alla carta e menù all you can eat. L'Imperiale vi aspetta in via Briganti 10 a Perugia. Marte a Perugia.